Posso fare un... Siccome faccio lo sceneggiatore da tanti anni, credo di avere il dono della sintesi. Siccome c'è tanta gente, voglio fare veramente in un minuto e mezzo la storia di papà. Prima, nel primo Novecento, un signore che si chiama Alberto Vanzina, che aveva fondato il primo giornale italiano in Argentina, incontra, tornando in Italia, sulla tolda del piroscafo, una contessa romana sciagurata che era andata a giocare al casinò, mia nonna. I due si innamorano e quando arrivano a Genova sono fidanzati. Mi piace raccontare questo perché è un inizio un po' alla Titanic. E difatti papà, il loro figlio di quel, diventa un regista. Alberto Vanzina abitava da Roma, mia nonna, la contessa Poggio, odiava Roma. Papà va a vivere da Roma con la mamma e con il papà, e papà muore molto presto. Papà è però molto segnato da questa vita sul lago, il Lago Maggiore, cioè questa è origine nordica importante. Appena nonno muore, nonna, che era una sciagurata, lo porta a Roma e vivono dentro delle camere mobiliate, in certe pensioncine. Lei dilapida le rimesse che arrivano dalle Americhe, giocando a Sanremo, a Venezia, non ce la fanno. Papà capisce che è difficilissimo. Papà viene consegnato alla sorella, mia nonna sciagurata, molla, non ce la fa, e va a vivere a casa di una zia, professoressa di matematica, un personaggio meraviglioso, che gli insegna tutto. Papà diventa il miglior studente del Mamiani, il miglior liceo di Roma, dove va 5 km a piedi la mattina e 5 km a piedi di ritorno, perché non avevano soldi. Prende la licenza liceale, si iscrive a legge, dove si laurea in legge, ma intanto entra al centro sperimentale, entra anche alla scuola di scenografia. A 19 anni, siccome disegnava molto bene, viene notato ed entra al Marco Aurelio, la rivista più importante di allora. A Marco Aurelio, a 22 anni, è caporedattore, assume Fellini, assume Scola, è il centro proprio di questo giornale importantissimo. Diventa amico di tutti gli intellettuali di allora e viene scelto come ragazzo prodigio da Leo Longanesi. Diventa l'aiuto regista a 24 anni di Mattoli, di Bragaglia. Scoppia la guerra, papà insieme a Mario Soldati, suo grande amico, insieme a Longanesi e a un pugile di allora molto importante, Enzo Fermonte, campione italiano, scappano, attraversano a piedi le linee e vanno a trovare gli americani. Nel 1943 stanno a Napoli, insieme Soldati, Longanesi, mio padre e un genio, si chiama Baldini, il marito di Natalia Ginzburg. Papà soprattutto facendo l'imitazione del Duce, mia madre lo sente alla radio e quando lo incontrerà si innamorerà di lui perché sarà innamorato della sua voce. Vivono grazie a Dino De Laurentiis. Cosa fanno? Fanno delle sole, perché vanno a trovare quella parte a Cagli e Benedetto Croce a Salerno, insomma siamo su un livello molto alto, però per sopravvivere papà e Longanesi, che disegnavano bene, fanno su delle bottiglie che gli ha dato loro Dino De Laurentiis, fanno una grotta azzurra disegnata, ci mettono l'acqua e la vendono ai soldati americani. L'acqua della grotta azzurra, qui c'era l'acqua del... Sì, tornano a Roma e qui inizia la grande epopea di papà, che comincia a scrivere per De Sica, per il teatro, per Castellani, incontra Maria Monicelli, diventano i primi sceneggiatori italiani, giovanissimi tutti e due. Monicelli invece fu un colpo di fulmine, trovai Steno, capì che era l'uomo della mia vita, diventano gli sceneggiatori di Camerini, di Blasetti, di Soldati, di Freda, e soprattutto cominciano a fare i film per Ponti, il loro grande amico, per Totò. Siccome a un certo punto manca un regista, Ponti dice fate i registi voi, era Totò cerca casa, iniziano, travolgente inizio, fanno dei capolavori, tra tutti Guardi e Ladri, film considerato dalla critica italiana una schifezza, andato a Cannes, vince il premio per la sceneggiatura. Gli sceneggiatori erano papà, Monicelli, Ennio Fraiano, Italiano Brancati, Tullio Pinelli. Questo è il cinema italiano. Si lascia con Mario Monicelli e faccio un piccolo tornato in Guardi e Ladri, è il film che inventa la commedia italiana, perché racconta in maniera lieve una cosa drammatica, che è la caratteristica della commedia italiana.
Papà resta da solo, Mario sta da solo, papà inventa praticamente con un giorno imprenditore che aveva appena visto il personaggio americano, l'americano a Roma, inventa Sordi e continua a fare i film più buffi di Totò. Tutti i grandi film di Totò più buffi li ha fatti lui, ma da quel momento lì non si ferma più. Gira con tutti gli attori italiani, inventa generi, inventa il poliziottesco, inventa il film d'avventure comico con Bud Spencer della serie Piedone, reinventa tutti gli attori italiani giovani, da Montesano, Porrietti, fa i primi film fa i film con Pozzetto, inventa Pozzetto, praticamente i migliori film. Finisce con Abba D'Antonio, grazie a noi rimane incollato fino alla fine al cinema giovani. E una vita che però è la vita di un cineasta, di cinema comico, ma soprattutto di un grandissimo pittore, disegnatore, intellettuale. Papà era un grandissimo scrittore. Credo di aver detto tutto in poche parole, era veramente un fuori classe.